Il simbolo si forma passando da un oggetto a un concetto. Questa è una penna. Serve per scrivere, ma quando Pennac, che ha la penna nel cognome, scrive la pennivendola, usa una simbologia anche abbastanza complicata, e non credo che sia casuale. Non so se avete letto niente di Pennac. Pennac è quello che ha scritto la saga dei Malossen, una famiglia che sta a Parigi. Divertente, molto divertente. È divertente anche il fatto che che Pennac ha scritto recentemente, un paio di anni fa, un diario di scuola, in cui racconta che quando lui andava a scuola la maestra gli aveva detto che era un somaro, e la mamma subito ci aveva creduto e non ha più cessato di credere che suo figlio fosse un somaro. La cosa è abbastanza divertente, perché è quello che succede spesso ai bambini dotati, no? Che non so, dei somari, semplicemente si stufano perché il programma per i bambini medi per loro è un po' noioso. Dopo però Pennac è diventato insegnante, quindi ha dovuto confrontarsi con dei somari più o meno veri e ha trovato dei sistemi per insegnare ai somari. Prima stavamo parlando del carnaval degli animali di Saint-Saëns, dove i somari sono suonati dei violini che fanno oh. E vari altri animali, i pianisti anche fanno parte degli animali. Lì cosa fa Saint-Saëns? Usa tutta una simbologia musicale ben comprensibile, ma l'origine, conoscete l'origine del termine simbolo? Viene dal greco e vuol dire mettere assieme, ve l'hanno già detto? Sì, lo sapete tutti? No. Non tutti. Simbolo significa metto assieme, roba che si mette assieme. In origine era una moneta, un coccio, anche, che si rompe in due, e la terracotta si rompe con una zigrinatura che è perfettamente coerente quando si rimette assieme, no? Dove c'è un'incisione di qua, c'è una punta di là. Questa cosa si faceva quando due amici si separavano, poi ciascuno portava con sé un pezzo dei due, in modo che quando si fossero ritrovati si poteva rimettere assieme. Questo rappresentava la separazione e il ritrovarsi. Quindi questi due pezzi sono il simbolo per eccellenza di separazione e ritrovarsi. Separazione e ritrovarsi è qualcosa che ha a che fare sempre con tutte le psicoterapie, con l'inizio, con la fine della seduta, con la ripresa dopo le vacanze, con la separazione di quando ero piccolo che mi hanno lasciato da solo nella mia storia, eccetera, eccetera. Noi abbiamo delle funzioni per cui siamo predisposti. Una di queste funzioni è quella del linguaggio verbale che sto usando adesso. Questa ci distingue da tutti gli altri animali. Gli altri animali comunicano anche molto, ma non con il linguaggio verbale che usiamo noi. Usano altri sistemi che possono essere olfattivi, come fanno tanti altri mammiferi, anche acustici. Gli uccelli, è noto che usano dei segnali acustici. Però il pappagallo imita i segnali acustici, ma non capisce mica quello che dice. E neanche lo scimpanzé, che pure ci assomiglia molto più del pappagallo, è in grado di capire il significato semantico delle parole. Capisce il significato emotivo. Questa distinzione è nelle comunicazioni sia verbali che musicali è fondamentale. D'altronde anche nella parola noi la usiamo. Se io posso usare
un nesso verbale come stai bene in tanti modi. Quasi tutte le mogli chiedono ai mariti: come sto con questo vestito? I mariti pensano: cosa me ne frega, non capisco niente. Però rispondono: stai bene. Però uno può, io posso dire: stai bene attento a come parli, perché hai detto, il tono è ben diverso, le parole sono identiche. Oppure posso chiedere a uno: stai bene, punto interrogativo, e altre variazioni su questo stesso tema. Allora, le parole sono le stesse, però la componente musicale, diciamo grossolanamente musicale, cambia di molto e cambia il significato delle stesse parole. Quindi anche nella comunicazione verbale quello che diciamo conta, ma come lo diciamo conta anche. Torniamo un momento al pensiero magico e prendiamo proprio l'effetto della musica. In principio si è pensato che la musica avesse un effetto. Tutti gli sciamani hanno sempre usato degli strumenti musicali, i più vari, dai più rozzi ai più complicati, compreso il canto naturalmente, in cui si possono mettere delle parole magiche, ritenendo che la rappresentazione, in qualche modo la rappresentazione della guarigione, che può essere rappresentata come: io sono capace di estrarre da te lo spirito cattivo, me lo carico, dopodiché vado nella savana, lo cago in qualche modo che staga là, e ti sei liberato tu, mi sono liberato io e sei guarito. Funziona? Funziona nella misura in cui funziona la suggestione. La suggestione esiste, altrimenti le ditte che producono qualsiasi stupidaggine non spenderebbero tanti soldi in pubblicità. La pubblicità è puramente suggestione. È molto raro che la pubblicità trasmetta delle informazioni utili, trasmette delle informazioni suggestive. Perfino, non fa niente, si chiama bugiardino quello che sta dentro nelle confezioni delle medicine, perfino quello che dovrebbe trasmettere solo informazioni utili, si dice una serie di informazioni che sono anche corrette, però lo scopo principale per cui è scritto quell'affare lì è, da parte del produttore del farmaco, di pararsi il culo nei confronti delle denunce da parte di chi può essere danneggiato dal